Ragazzi, ho finito l'Arno Classic. Per me il terzo consecutivo, terzo anno che vengo a questa grandiosa manifestazione, gente da tutta Europa. E... amici, adesso si è conclusa la finale e Sonia Miras ha vinto come sempre. Vabbè, Sonia! Ora ve la presento. Sonia! Sonia Miras, campionessa, ragazzi, spagnola e a livello anche europeo, ora vi dirà. E sto facendo un video. Presentate per l'amico italiano che mi sigue. Hola, mi chiamo Sonia Miras, attualmente sei campiona di Spagna e campiona dell'Arno Classic. Grande. Allora, ragazzi, stavo dicendo, mi sono classificato categoria principianti meno 100 kg. Mi sono classificato di sinistro terzo e di destro secondo. Ragazzi, ho pesato 87,5 kg e purtroppo non sono rientrato nella categoria. Amico, presentate. Hola, con Svizzera. Svizzera. Vai al Swiss Open, parteciperai? Participated. Ragazzi, se andate in Svizzera, attenzione a questo ragazzo qui. Parteciperà. Forse pure io. Maybe I go to the Switzerland. For the Open Switzerland. Come to the Switzerland. Sì, maybe come to the Switzerland. Yes. Forse, ragazzi, può essere, perché ci sono anche i montepremi. Guardate un po'. Allora, mi sono sentito la di sinistro normale, però ragazzi, di destro mi sono sentito quasi placido gioco. Non ho sentito nessuno, ragazzi. Poi alla finale il ragazzo sì che l'ho sentito, però ho partecipato a questa competizione con dei dolori. Perché non ho recuperato bene, ragazzi, dopo l'allenamento che ho fatto a Catania con voi nel club Trinacria. Non ho recuperato, ragazzi. E purtroppo non ho recuperato, però anzi mi sono classificato bene. Credo che il primo, perché ragazzi, nel top roll, vabbè, devo migliorare un po' la pronazione, come già si sa. La pronazione la migliorerò, non è un problema. Ora continuo qui con i senior, più tardi, fra un po'. C'è Zvetkov, ci sono altri vari campioni anche mondiali, georgiani, spagnoli, italiani. C'è pure un francese della Svizzera pure, questo qui. E poi anche qualcun altro di portoghese. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video, vi terrò aggiornati. E poi pubblicherò su Instagram i vari video, le varie clip che... dei vari match, quelli che ho potuto riprendere, come sempre, ragazzi. Dobbiamo fare fai da te, dobbiamo fare noi stessi i video. Poi il ragazzo di Tenerife che è venuto, che è pure italiano, Edoardo, non so come si è posizionato, però ragazzi, ha fatto una bella gara nella meno 75, veramente. Anzi, ora non so dov'è, vediamo se qui ci faccio un... Edoardo forse è andato via. Vai, ora faccio un giro, vabbè, la borsa la lascio qui, faccio un giro, vediamo, facciamo dei saluti, che c'è qua? Salutiamo qua il ragazzo, questo qui, che categoria, che combo ti classificaste? Compito luego, meno 70. Ah, meno 70, meno, ragazzi, fortissimo, senior. Meno 70, senior. Ho provato di destro con il braccio stanco, ragazzi, secondo me con le cinghie non mi batte, però senza cinghie, ragazzi, c'ha una mano e dita e pronazione fortissima. Anche che tale. Bravissimo, lui ha un segreto, e ragazzi... un campione, pure perché ha dei segreti, mi ha detto quel segreto e su per giù il segreto è come quello di Placido, mi ha detto un segreto, è lo stesso che mi hai detto tu, poi te lo dirò, Placido, quel segreto là tipo... Allora ragazzi, niente, continuiamo, vediamo, andiamo da, sì, da Svetko, com'è, tutto bene? Bien. Te gané, però de verdad. Con la derecha tenemos que after bullying, Ah, de derecha, no lo hicimos de derecha. No, después hacemos after bullying, tranquilo. After bullying, però con la cinghia, perché ragazzi, senza cinghia. Qui c'è from Bulgaria, l'amico di Svetko. Lui è un campione, ragazzi, di Bulgaria. Champions, Bulgaria Champions. No? One year. Un anno, ragazzi, si allena con Svetko, è alunno di Svetko. E lui come si chiama? Scusate ragazzi, lui è il coach from Bulgaria. What's your name? Stoyan Gulemanov. Ah, Stoyan, you are the champions from Bulgaria and world champions.
What is the, your weight? 19.5 kg. Ah, 19.5. Nice, I see you soon. Ragazzi, qui ci sono campioni, neanche lo conoscevo. Questo qui è campione del mondo, ragazzi. Neanche lo conoscevo. Svetkov dov'è? Svetkov. Dov'è Svetkov? Questi qui sono tutti ragazzi bulgari che hanno partecipato, hanno strongato. Insieme ragazzi, insieme al club di Bulgaria. Tutti i bulgari ragazzi, tutti, insieme al team di Bulgaria. Bulgaria, di chi? Bulgaria. Il Demon Larat bulgaro. Demon Larat is Bulgarian. The Bulgaria. Io devo. It's from Bulgaria. Bulgaria, what's your name? The Bulgarian, no? What's your name? What's your name? Video. José. José. Ah, no, è de Bulgaria. Ah, tu eres spagnolo. E che categoria eres? Más de 100. Ah, más de 100. ¿Principiantes? Ah, principiantes, bravo. Me gusta que somos los nuevos, lo que después vamos a ser senior. Más años adelante, tal vez. Grande. Ragazzi, Svetkov, Giorgi è stanchissimo da due ore che sta dietro i suoi alunni. Credo che qualcuno... Lui è l'amico... Where is the... Bulgaria Champions. Champions. Sì. Ragazzi, continuiamo a fare il video qui con i campioni. Qui il ragazzo di prima, Bulgaria, con ora c'è la categoria senior, no, di categoria senior. No. Ah, beginner. Qui ci sono i stand di Gigante Gym, questo che stand è? Gigante, in sponsor. Gigante è un de Portugal, de volta, from Portugal. The supplements no. T-shirt. Perfect. This is the champions. Where are you from? I'm from Portugal. Portugal. Where is the bodybuilder? Bodybuilder, yes. You are Elite Pro. Elite Pro. What's your name? Pedro Esteves. De Portugal, ah. This is your this is my sponsor. Sponsor, Gigante. Gigante Gymwear. Thank you. Camminiamo un po', vediamo un po' gli stand, ragazzi, velocissimo. Qui vediamo cos'è sta cosa qui. Arnold, Arnold che fa pure il figo là. Cioè, ragazzi, ma questo qua fa ridere. Cioè, Arnold che va a sciare. Cioè, tutto lui le sa, politica, sci, nuoto, bodybuilding, Arnold Classic, ragazzi, è un pazzo. Qui abbiamo i supplementi. Supplementi, che marca è? I supplementi, ragazzi, noi che siamo col frullato di lenticchia non ce ne frega un tubo dei supplementi. Qui che c'è qua? Queste cose qui lasciamole perdere. Qui c'è le attrezzature, la nuove attrezzature, lasciamo stare. Qui forse questo dei pugni non è male, questo dei pugni. Lo voglio provare. Così dai un pugno, puedo. Pido permesso, puedo. Ragazzi, do il pugno qua, pam. E ho vinto un premio, un pugno in faccia, ragazzi. E non ho vinto un gol. Allora, qui vabbè, ci sono i costumi, adesso sono queste cose. Qui sono corde per saltare. Ragazzi, qui Canary Island. Qui siamo in Canary Island. E qua ci devono spiegare, naturalmente, mi vado a sedere direttamente. Hola, puedo? Puedo sentarmi? Mi potete spiegare che questo stand che io vi Canary Island significa che stiamo promuovendo Canaria? Bueno, estamos promocionando, claro, Canarias, pero dentro de Canarias Fuerteventura. Y dentro de Fuerteventura Playitas Resort. No. Nosotros somos de Gran Canaria, hasta web. Es broma, ragazzi, sto scherzando. No eres de Gran Canaria. No, soy de Gran Canaria, soy. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, pues nada, cuando quieras ir a Fuerteventura y te quieras entrenar, vente a Playitas. Si tú me das una promoción, yo te promuevo aquí en mi canal, en Instagram,
yo te llevo gente de Gran Canaria, todos los deportistas de Gran Canaria. Ah, vale, vamos a verlo, vamos a verlo. Claro, claro, vamos a verlo. Interesante. Ok, chicos, entonces, Canary Island, magari forse farò un video più tardi dove spieghiamo nel dettaglio in spagnolo e pure in italiano questa, diciamo, questo stand e questa società che si occupa di turismo sportivo. Magari facciamo a Gran Canaria, Gran Canaria Island per il turismo del deporte. Apriamo algo in Gran Canaria, talvez. De momento no hay nada planificado, pero sí que hemos abierto en Grecia, en Egipto. Así que, ¿quién sabe? No, entonces, sabe. Se ora sto facendo este video, è il primo a abril, cioè tu me tienes que dar algo a mí, tipo un percentage. Yo te doy algo, mira lo que una camiseta, lo so, ragazzi, gente King, magliette King, ragazzi. Grazie, grazie. Ahí tienes una camiseta. Grazie, questa camiseta ora me la voy a poner, espero. Venga. Ah! Wow! Ragazzi, solo per Canary Island facciamo queste cose, stai pazzini. Canary Island, Fuerteventura. Questa penso è la L. È la M, No hay más per grande. No hay más. È la ultima. E parezco nel moto dopo. Però así se marca los músculos. Así se marca los músculos, bravo. Bueno, te queda bueno. Bien, te queda bien. Mira. Juana, ponte con él. Juana. Wow. Siguiente. Yes. Sacamos foto. Venga. Wow. That's great. From where? Allora, continuiamo che c'è un ragazzo italiano. Después hago un video che lo hago todo sin corte. E vuelvo después para hablar. Qui c'è supplementi, noi siamo col frullato di lenticchie. Noi siamo quelli del frullato di lenticchie. Do you know the frullato di lenticchie? No. Lenticchie. Soppa, the soap. The soap. Nada, después te explico. Queste sono proteine, cose. A noi non ci interessa nulla, ragazzi. Se non ci pagano. Ah, grazie. 15% di. Grazie. Yeah, thank you so much. What's your name? Gina. Gina? Yeah. I'm Gino. Lui Gino. Oh. No, I'm Gina, Luigi. I'm Gina. Luigi. Entonces, dame. I want your Instagram. Your Instagram, your Instagram, your Instagram, personal Instagram. Oh, my personal. Personal, Instagram. Sì, sì, no. Your husband fighting with me. No, I'm joking. Hello, hello, I see you soon, Gina. Sto scherzando. È ovvio che c'ha l'husband suo marito. Qui c'è che fanno i costumi da bagno super. Eres tu la stilista? No, la stilista. No, sei italiana? No. Where are you from? Ah, Ukraine, fantastico. Ukraine. Ah, la bandiera d'Ucraina, ragazzi. Che è la stessa di Gran Canaria, i colori di Gran Canaria. Ucraina, bello. Ah, this is the this product from Ukraine. Nice, manifatturiero, ragazzi, di costumi, di bodybuilding. Sì. E pure spiaggia, no? Beach, in the beach, moda. Models, fitness. Pure per il mare, pure in the beach. You no, use no, this, no, I don't know. No, no. Model sport. Sport, off the sport. Ok, ok, perfetto, ragazzi. Il mio inglese è una merda, però non è un problema. Thank you so much. Ragazzi, se volete questi qui andate a cercare su internet il nome. Bikini. Questi qui, Crystal Kiev, cose varie. Spero proprio che non continui con la guerra, porco cane, perché anzi facciamo un appello a Putin e basta, porco cane, finiscila. Zaleschi, porco cane, basta queste cose. Fai la pace, metti la pace e finisce tutta cosa, perché stanno morendo un bordello di persone. Hai capito Zaleschi? Ti strongo. Allora ragazzi, siamo qui, The Freeway. Freeway mi ricordo quando ero ragazzino che lo usavo io. Addirittura usavo pure le magliette quelle della panga con la Freeway, con il maestro Gaetano Bonanno, Roberto Labella, che li usavamo, mi ricordo io. E adesso qui siamo con Patrizio che l'ho conosciuto poco fa. È il vive in Gran Canaria, ragazzi. Patrizio, che l'ho conosciuto poco fa qui, vive in Gran Canaria. Siamo vicini. Lui a Maspalomas, io a Las Palmas. E porco cane, ci dovevamo incontrare qui a Madrid. Proprio qui. Perché non mi seguono? Perché se loro seguissero l'arm wrestling Gran Canaria, porco cane, Patrizio si dava conto che esistevo io e facevamo una collaborazione. Però io ci faccio ugualmente la pubblicità. Patrizio, allora, dove possono trovare i tuoi prodotti? Gli italiani che vivono a Gran Canaria? Hollis Bodies. Santa Agustin. Bravo. E poi possono trovarli in diversi punti vendita come il Titan, lo Zono. Titan Gin. Ci sono stato da un anno, fantastico, a Meloneras. E forse uno dei andrò, migliori ginnasi. Forse andrò, perché forse mi trasferisco al sud proprio per il Titan Gin, perché mi sono ingavolato, ragazzi.
in tutte queste palestre al Titan Gym c'è veramente gente forte, gente seria, gente che si allena veramente, bodybuilder. E io, ragazzi, poi è l'unica palestra del sud strutturata. Strutturata, che lavora bene, ordinata, pulita, con un buon servizio e con buone macchine. Se volete vedere il video, cercate su il mio canale, quello internazionale. Il Titan Gym vende la mia roba, molto anche. Bravo, bravo. Arm Wrestling Show, nel mio canale, ho fatto io un video dove mi alleno al Titan Gym. Ho fatto un video su YouTube, se tu buscas, se vas a buscare, se vas a cercare Luigi Man, Titan Gym allenamento, lo trovi. Ragazzi, mi è piaciuto perché c'è i macchinari per allenare anche la presa, che non ce l'ha nessuno. Esatto, esatto. Tipo sta macchina così che per allenare la presa, ragazzi, che non ce l'ha. Hammer, tutti Hammer, linea Hammer. Sì, sì, le Hammer sono le migliori, ragazzi. Poi vabbè. Poi è molto tecnologica, molto ampia, pulizia. Tutto alto, quindi dà un senso di illuminata, persone, illuminata. Non illuminata. Siamo come quelli là del, come si chiama quella palestra là? Non voglio criticarla perché poi dicono, la critichi troppo. No, non diciamo. Quella là dei francesi che sono intrufolati qui, che è buia, che è un cimitero. Tipo con le luci quella scure, tutte. No, no, è tipo ce n'ha due, ce n'ha. Il in park. Non voglio dire perché mi censurano poi. Park. Non lo posso dire perché un giorno ho fatto una storia su Instagram, ragazzi. La censura esiste anche negli sponsor. Io ho fatto una storia su Instagram dentro sta palestra qui, Park. Che se trova due ce ne sono, è un franchising francese. Ho fatto, ragazzi, sta palestra non mi piace, sembra un cimitero, che le luci sono brutte, ragazzi, luci bruttissime, i macchinari tutti stretti della Technogym, gli unici macchinari si possono salvare tutti stretti in gomma delle luci. Ho criticato e mi hanno censurato la storia, perché Fitness Park, l'ho detto, ragazzi, dovevano solo accendere la luce. No, sono posizionati in una maniera perché hanno il loro stile. Comunque dai, buon lavoro, ti ho disturbato, ciao. Qui, ragazzi, Bodybuilding Freeway. Oh, ci dico che mi dà una maglietta in regalo, perché qui non ho saputo vendere, Non sono stato, ragazzi, scaltro per riuscirgli a prendere una maglietta, ma può essere che dopo gliela vado a prendere, ragazzi. Perché, ragazzi, noi facciamo anche marketing. Marketing, no marketing, marketing, ragazzi. Piano, piano, piano. Calma, calma. Mira, vedo. Ha fatto così. Ragazzi, si è mangiato mezzo panino, ragazzi. Mezzo panino, metà del panino, ragazzi. Guardate qui, ora ce lo alzo con una mano e finisce il bordello. Ragazzi, che fa con queste? Queste è molto facile. Ragazzi, guardate qua, questo così. Così, ah, porco cane, molto pesante. Con una mano, fai una cosa. Tienes questo qui, tienes qui. Tienes, questo sì. Ah, sì. Ah, sì? Non lo chiedo editarlo, lo chiedo a seguire, ora mi tocca editarlo per evitare la broma. Ragazzi, mi sono scassato, però l'ho alzato, è pesantissimo, sono 250, sono 100 kg, quando è? Ragazzi, è falso, provoli, ragazzi, volevo fare un giochetto ma non ci sono riuscito, ma no, la ragazza di prima, una scandinatista, ragazzi, mi ha scavato. Qui che c'è? Qua bodybuilding, guardate il bicipite, ora vi faccio vedere il mio bicipite, lo strongo, guardate, questi sono i bicipiti seri, no, quello là, questo, this is the best. This is the best biceps. This is, yes. No. The best biceps. The best. Only the best. What's your name? Nikolai Fitness. Nikolai Fitness. It's a international athlete. Nice. And you? I'm nobody. No bodybuilding? It's an international champion. International champions, come no? But I'm nobody. No bodybuilding. International champions for your beautiful girl, Miss Fitness. Stop waiting. Andiamo avanti a disturbare gente perché già mi sono ingazzato. Ragazzi, qua ci sono i pesi, guardate. Andiamo a strongare qualcuno con i pesi, porco cane, me l'ho dimenticato. Ragazzi, fate spazio, levati. Ma che cazzo fa? This is the best baseball. This is what? This is what?
arm wrestling. No, I'm arm wrestling. You? No. No, you. I do powerlifting. Powerlifter, powerlifter. I'm powerlifter. Powerlifter. Are you have magnesium? I see you a little bit. To. See, to see, to four, see, 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 see. I want to run wrestling later. Ah, yeah, later. There's an hour where. Senior. No, three people. Ah, see, see. When finish the competition, you come try with the guys. Yes, yes. Yes, yes. But okay, nice. No problem, no problem. Nice. Qui c'è un bodybuilder, sicuro, sicuro bodybuilder. Ballerina. Italiano, italiano, ragazzi. Si sente che è italiano. Si sente che sta pompando, sta pompando. Io è un siciliano che lo conosco questo qui. Questo qui lo conosci, è di Ragusa. No. No? Diavolo. Ah, diavolo. Come ti chiami? Oh, ragazzi, ma lo strongo, il nostro bicipite che è il più potente a livello mondiale. Come ti chiami? Nicola. Nicola Diavola, Sicilia. Bravo. Sicilia. Io di Enna. Ah, Enna. Però vivo a Gran Canaria, tu? A Gran Canaria. No, io Diavolo e vivo ad Avola. Ah, vivo ad Avola, però bravo, sei venuto. Hai visto ragazzi, quest'anno l'Arnold Classic è più popolare, diciamo, c'è più gente da tutta Europa. Da tutto il mondo. No, no, ma negli anni passati, l'anno dopo della pandemia, questo è il mio terzo Arnold Classic, l'anno dopo della pandemia, tre anni fa, normale. C'era poca gente, giustamente. Normale. Io credevo, mica l'Arnold Classic è una cagata, no? Il decimo anno, quindi. Tu è il decimo anno, però. Posso dire tutti gli anni, è normale, dopo la pandemia. No, faglielo capire a questi qua che dicono, l'Arnold Classic un evento, no ragazzi, ci sono gente forte da tutta Europa, normale. È vero, te lo confermo anche, come ti chiami? Nicola. Nicola te lo confermo. È ovvio che io, ragazzi, è un evento importante.